Guardate le pieghe della sua pancia, ambrate come miele del deserto, più scure nei solchi, e le lievi, lievissime linee d'argento sulla pelle dei suoi seni, e i minuscoli tagli che le segnano la punta delle dita, dove un tempo le creste e le valli erano macchiate di colori a olio, azzurro, giallo o rosso. Un tempo la sua risata era d'oro, si vedeva oltre che sentirla. Guardatela, perché credo che lei stia scomparendo. Il notaio riprese con gravità. Il signor Maréchal è morto. Marito e moglie ebbero contemporaneamente quel piccolo trasalimento di sorpresa triste, finto o vero, ma sempre pronto, con il quale si accolgono tali notizie. Lo stesso vale per me, ma bisogna provarci comunque. Io mi occupo della sinistra, lei della destra. Dobbiamo finire prima che svanisca l'effetto della morfina. Dio solo sa quanto soffrirà. Mi chiamo Richard Upton Pickman e sono figlio di Frank Richard Winfield Pickman e di Nora Morris. Mia madre è morta quando avevo soltanto 9 mesi, stroncata da una devastante malattia dei nervi. Il signor Le Canu continuò. Il mio collega di Parigi m'ha comunicato la disposizione principale del suo testamento, con cui nomina suo erede universale, vostro figlio, il signor Jean Roland. Lo stupore fu così grande che nessuno riuscì a dire una parola. Carla indugiò un attimo. Sua madre aveva ragione, pensò. Dovevano fare tutto il possibile per porre fine al regime nazista, anche se significava tradire il proprio paese. Non aveva più alcun dubbio. Mio padre, invece, è sparito misteriosamente nell'ottobre del 1901, pochi mesi dopo la mia nascita. Era uscito per una passeggiata nel bosco e non è più tornato a casa. Come andranno a finire tutte queste fantastiche storie? Se volete scoprirlo, seguitemi su Audible o Storytel.